il 7 ottobre presso il circuito Pista Ionica di Mottola, con il patrocinio dell'Endas, si è svolta la prima tappa del trofeo inaugurale della CICA, Commissione Italiana Karting Amatoriale. Il clima è quello delle grandi occasioni. Piloti e staff sono concentrati e pronti. Mentre i meccanici rifiniscono gli ultimi dettagli sui mezzi, a gommare la pista ci pensano le gare di contorno realizzate da un gruppo amatoriale di scooteristi. Posto. Grazie. Prego. Proprio. Secondo posto. Grazie. Che onore. Ormai ci siamo. Partono i piccolini della categoria mini kart. I giovani piloti danno vita ad una gara entusiasmante che vede trionfare Oriano Di Bari. Tra una gara e l'altra, gli stessi piloti procedono alle operazioni di peso. E a seguire prendono il via, con partenza lanciata, i piloti della 125 Rotax Max. Giannese Antonio, con una splendida rimonta ottenuta grazie alla perfetta interpretazione dell'ultimo tornantino, riesce a passare da terzo a primo nell'arco di due giri, riuscendo poi a vincere la gara. Guadagnano la griglia di partenza i kart della 125 KZ. La tensione è altissima, il semaforo è verde e la gara ha inizio. La monotonia non esiste. Dopo una lunga battaglia, Strignano Benedetto va fuori pista ed è costretto al ritiro, mentre vince Veva Pasquale. È il turno dei piloti della 125 over 35, che al semaforo verde danno via ad una gara splendida che vede trionfare Nicola Marini. È giunto il momento della gara a noleggio. La griglia è ben nutrita e l'adrenalina è alle stelle. Con il record in qualifica e una gara sempre in prima posizione, vince Amato Andrea, ma sentiamo le considerazioni del direttore di gara Gianni Lemma. Salve a tutti, io sono il direttore di gara Gianni Lemma. Oggi abbiamo disputato la prima gara del trofeo con patrocinio dell'Endas, articolato su due prove. È stata un'ottima giornata quanto a affluenza piloti, tutto si è svolto regolarmente. Il nostro compito è stato, come sempre, condotto nel migliore dei modi. Qui abbiamo anche il commissario tecnico
che il cui compito è appunto quello di verificare il materiale adottato dai piloti in gara. Partendo dal peso, ovviamente anche le norme di sicurezza in pista, anche sui mezzi, quindi regolarità di paraurti, staff, eccetera. La seconda gara avrà luogo sul cartodromo Webbekart di Margherita di Savoia il mese prossimo, e quindi coinciderà appunto con la fine di questo piccolo trofeo appunto articolato su due gare, in attesa del campionato che si svolgerà l'anno prossimo, sempre con il patrocinio dell'Elmas. Un saluto a tutti, alla prossima.